Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte. Allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. Sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla, e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Pace e bene, il mio saluto cordiale sempre a tutti quanti voi, carissimi amici. Ci ritroviamo su Padre Pio TV per un nuovo appuntamento con la parola di Dio della domenica. Abbiamo celebrato con grande gioia le solennità che seguono il tempo pasquale e da questa domenica, decima del tempo per annum, riprendiamo un cammino più ordinario, ma non meno importante, perché il Signore continua a parlarci, ad essere in mezzo a noi e ad indicarci la via della salvezza. La parola che ascolteremo in questa domenica pone in evidenza, da una parte, potremmo dire, i rischi della divisione a causa di una lotta drammatica tra il bene e il male, dall'altra il tentativo di trovare accuse pesanti per condannare Gesù ed il suo contrattacco, per denunciare gli accusatori. La prima lettura, allora, proponendo un passaggio del libro della Genesi, quasi ci ricorda il momento in cui inizia questa inesorabile lotta tra il bene e il male, tra l'impero delle tenebre e quello della luce, tra Satana e Dio. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato, dirà Eva alla domanda diretta di Dio. Probabilmente Adamo ed Eva non avrebbero trasgredito i precetti del Signore se non fosse subentrata una tentazione dall'esterno. Ora la vittoria dell'uomo sul male, su Satana, sarà quella che guadagnerà il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo. Per questo motivo la liturgia accosta al brano dell'Antico Testamento la pericope evangelica di Marco. Di fronte all'accusa degli scribi, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni, Gesù risponde e contrattacca. Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Ma Gesù di per sé condanna anche
un altro peccato, quello contro lo Spirito Santo, in quanto gli dicono che è posseduto da uno spirito immondo. Ecco perché Gesù continua nella sua risposta dicendo: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. Carissimi amici, in questa domenica in modo particolare veniamo messi in guardia dai rischi e dalle tentazioni che possono dividerci dentro e dividerci tra di noi. Solo aggrappandoci a Cristo, evidentemente accogliendo Lui nella nostra vita, possiamo sperare veramente di superare le lotte e le divisioni e di fare esperienza della sua amicizia, del suo amore, della sua misericordia, ma anche di fare esperienza di vera umanità, di solidarietà e di comunione fra di noi. E allora che davvero lo Spirito Santo ci illumini perché possiamo mettere in atto questo insegnamento del Signore. Pace e bene e buona domenica a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione rivolgo un saluto di benvenuto a tutti voi. In particolare ai vari gruppi presenti, il gruppo di preghiera Padre Pio di Manduria, il gruppo di Afragola e Acerra, Napoli,
il gruppo di Alife, in provincia di Caserta, la comunità di Sgauro, provincia di Salerno, la parrocchia San Paolo Apostolo di Rende, con padre Emanuele che li accompagna. Ecco, insieme vogliamo vivere questa celebrazione e sentirci quell'unica Chiesa che accoglie la parola di Dio, invoca la sua misericordia e chiede perdono per i propri peccati. Pietà di noi, Signore. Quando per te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra a uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.
Parola di Dio. Sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione, Egli redimerà Israele. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia cresciuta è opera di molti. Faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che come una tenda riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, nelle domeniche precedenti abbiamo celebrato delle importanti solennità, la solennità della Santissima Trinità, domenica scorsa la festa e la solennità del corpo e del sangue di Cristo, venerdì scorso il Sacratissimo Cuore di Gesù. E queste feste molto significative ci hanno reintrodotto in quel tempo liturgico che noi chiamiamo tempo ordinario, in rapporto ai tempi più forti, possiamo dire l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua. Ecco, con la Pentecoste abbiamo chiuso quel ciclo di tempi
che hanno una grande solennità da preparare, come il Natale e la Pasqua. E ci inoltriamo adesso in queste domeniche, che tra l'altro ci conducono anche verso il periodo estivo, il periodo delle vacanze. Ma quando diciamo tempo ordinario, la liturgia non vuol dire che è un tempo meno importante e quindi di conseguenza meno impegnativo, ma vuole ricordarci che proprio tutto ciò che abbiamo celebrato con le grandi feste che fanno riferimento al mistero di Cristo, la sua incarnazione, la sua passione, morte e risurrezione, e quindi tutto ciò che ne scaturisce, esse ci danno quella grazia o comunque ci fanno vivere quell'esperienza forte per poi inoltrarci nell'ordinarietà della nostra vita e quindi vivere la vita cristiana ordinariamente, ossia quotidianamente, perché non si è cristiani solo nelle feste, ma si è cristiani sempre. E il nostro essere cristiani ci impegna giorno per giorno in quella vita di fronte alla quale, ecco, noi ci ritroviamo certamente a confrontarci con tante realtà, con tante difficoltà, potremmo dire anche, ma anche con esperienze giustamente di gioia che ci gratificano. E quindi è importante vivere anche il tempo ordinario con la stessa intensità degli altri tempi e viverlo soprattutto con la consapevolezza che proprio a partire dall'ordinarietà della nostra vita, ecco, noi dobbiamo dare una chiara testimonianza di fede. Ed ecco perché è importante celebrare ogni domenica come Chiesa l'Eucaristia, perché è questo sacramento che ci raduna, che ci tiene uniti come comunità cristiana nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione con Cristo e tra di noi. Perché questo è importante anche per definire sempre meglio la nostra identità cristiana. Il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato si è chiuso con una frase molto significativa, quando a Gesù gli dicono che sono giunti sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle e quindi lo cercano. Gesù giustamente fa notare dicendo: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? In sostanza conclude: ecco mia madre, ecco i miei fratelli, guardando a tutti quelli che lo cercavano, perché, dice Gesù, chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Ecco, direi che il tempo ordinario nel quale ci siamo inoltrati da qualche domenica è proprio il tempo in cui dobbiamo recuperare questa familiarità con Gesù. Questo essere in comunione con Lui, questo sentirci Suoi discepoli, a partire proprio dal fatto che vogliamo ascoltare la Sua parola proprio perché vogliamo mettere in pratica quella che è la volontà di Dio, ciò che Dio ci chiede, ce lo chiede ogni giorno, in ogni istante della nostra vita ci confrontiamo sempre con delle realtà e con delle esperienze per le quali molte volte anche così lo diciamo, facciamo la volontà di Dio, ma dobbiamo farla nei fatti e nella verità. E allora è importante, come dicevo, ritrovarci come Chiesa, perché Gesù ci fa ascoltare la sua parola che ci aiuta a vivere e a mettere in pratica sempre meglio questa volontà di Dio. Ed oggi la parola di Dio innanzitutto ci ricorda alcune cose significative ed importanti. Innanzitutto che nel mondo, così come esiste il bene, esiste anche il male. E forse Gesù ce lo ricorda, perché è la realtà con la quale ci dobbiamo confrontare ogni giorno. Il male, la tentazione, le lusinghe del mondo, tutto ciò che ci distrae dalla capacità di vedere come fondamento della nostra vita, per dargli il senso autentico, Dio e la nostra comunione con Lui. Ecco, già la prima lettura ce lo ha ricordato ricordando il peccato originale, laddove giustamente nel paradiso il male ha tentato i nostri progenitori. Un male che ovviamente possiamo personificare, ne possiamo parlare attraverso simboli, come il serpente nel paradiso terrestre. Un male
che giustamente ai tempi di Gesù chiamavano Belzebul, il demonio. E quindi di conseguenza Gesù ci fa capire che per vivere quotidianamente la nostra esistenza terrena c'è un confronto e, se vogliamo, una battaglia da portare avanti ogni giorno, in ragione di quello che è lo scontro con quello spirito del male che a volte ci prende, ci attrae, perché no, ci lusinga, ma che in fondo ci devia da quel cammino autentico che ci fa sentire davvero figli di Dio, anzi, come Gesù stesso ha detto, legati a Lui come fratelli, sorelle e madri. E allora è importante considerare che se il male c'è, solo in Cristo noi possiamo trovare la salvezza. E il Vangelo ce lo ha ricordato. Se ci sono dei miracoli che Gesù ha compiuto, quelli che maggiormente mettevano in evidenza questa forza di Gesù contro lo spirito del male era appunto la liberazione degli indemoniati. Anzi, addirittura, questo miracolo, come abbiamo visto nel Vangelo di oggi, scandalizza un po' gli scribi e i farisei, addirittura fino a dire che Gesù scacciava i demoni nel nome di Belzebul, nel nome di Satana. È una bestemmia questa, voler identificare Gesù addirittura con il male, mentre invece è l'espressione massima dell'amore di Dio che ci libera e ha mandato Gesù proprio per liberarci dal male. È una bestemmia grave, ci ha ricordato Gesù, è una bestemmia contro lo Spirito Santo, perché significa non riconoscere la verità di Dio rivelata, rivelata in Cristo, che è colui che è venuto a sconfiggere il male. E lo ha sconfitto non con le armi, possiamo dire, come a volte noi pretendiamo di farlo materiali, ma l'ha sconfitto con il bene, con l'amore. Con la capacità di essere questo suo bene, questo suo amore ben più oltre e più forte del male che esiste nel mondo e che produce altro male. E se la lettura della Genesi, quindi la parola di Dio, ci ha ricordato il primo peccato, ecco, non abbiamo bisogno di andare a ricercare soltanto nella scrittura. Basta guardarci intorno, basta vedere ciò che accade. Che cosa produce il male? Produce le guerre. Produce violenza, produce sofferenza. L'amore di Dio invece è amore, gioia, giustizia, fraternità. Ed ecco quello che Gesù è venuto ad annunziare. Ed ecco quello che Gesù ci dice di compiere se vogliamo sconfiggere il male. E non dobbiamo scandalizzarci se effettivamente in Lui noi possiamo trovare colui che davvero ci salva, soprattutto se mettiamo in pratica la sua parola e se lo seguiamo nel suo esempio di amore, di donazione e di offerta totale per il bene dell'umanità. È un insegnamento importante quello che oggi Gesù ci dice, che siamo chiamati a riconoscere nella fede. Guai a confondere le cose, guai addirittura a vedere in Gesù come colui è capace di vincere il male, perché addirittura lui stesso è compromesso con il male. Siamo noi uomini, purtroppo, che a volte, proprio in ragione di ciò che viviamo, delle esperienze, delle relazioni, ecco, molte volte entriamo in quei compromessi o in quei rapporti ambigui che ci fanno pensare che effettivamente possiamo fare tutto, sconfiggere tutto, avere la forza di ottenere tutto ciò che vogliamo attraverso la nostra pretesa, mentre invece molte volte è proprio questo ripiegarci su noi stessi che produce quelle conseguenze nel male e, se vogliamo, prolunga quel peccato originale che hanno commesso i nostri progenitori. Ma perché le guerre? Perché in fondo la tentazione è sempre la stessa, quello di voler essere al di sopra di Dio, al di sopra delle forze che noi abbiamo, al di sopra di quelli che sono anche i nostri limiti, che dovremmo riconoscere. Se evidentemente anche i capi dei popoli fanno delle scelte scellerate come la guerra, ebbene forse ancora una volta quel serpente
è capace di far capire che conoscere e avere accesso a quell'albero della conoscenza del bene e del male significa diventare come Dio. E molti in fondo soffrono di deliri di onnipotenza, perché sono capaci, a costo di tanta sofferenza e di tanti lutti nel mondo, di scatenare guerre, di scatenare violenza ed altro. E senza andare anche troppo lontano, anche nella nostra vita quotidiana, quante volte per motivi futili rompiamo un'amicizia, magari finiamo un matrimonio, magari ci mettiamo l'uno contro l'altro come fratelli e sorelle. Ecco, lì si insinua quello spirito del male per il quale Gesù ci dice di fare attenzione e soprattutto ci dice di capire che solo Lui e solo attraverso di Lui noi possiamo essere liberati dal male che a volte ci attanaglia e che ci fa fare cose davvero cattive. Tanti pellegrini venivano qui a San Giovanni Rotondo per incontrarsi con Padre Pio. E se c'era un percorso che essi compivano era proprio quello di convertirsi, di confessare i propri peccati, di riconoscere la propria debolezza e di accogliere quella soluzione e quella redenzione nel nome di Cristo che Padre Pio dispensava soprattutto dal confessionale, per rinascere come nuove creature, per ravvivare quel battesimo che avevano ricevuto e per riconoscere finalmente che se Gesù è venuto nel mondo ed è capace di sconfiggere il male è perché Lui è il bene per eccellenza, è il bene massimo, è il bene assoluto. Ed ecco allora quello che anche Padre Pio oggi, in ragione della parola che abbiamo ascoltato, forse ci vuol dire. Se c'è qualcosa che ci tormenta, se c'è qualcosa che divide il mondo, ma anche le nostre famiglie, anche le nostre relazioni, quello è il male. E allora per sanare questo male, solo l'amore, solo quello che Gesù ci ha insegnato attraverso il dono della sua vita, certamente ci può far rivivere e ci può rigenerare, rendendoci ancora figli di Dio, ma ancor più, come Lui ci ha augurato, di essere per Lui e con Lui fratelli, sorelle e madri. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora in piedi professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, ovvero da Dio vero. Generato non creato della stessa sostanza del male. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù è venuto per salvarci.
ma molti non lo hanno accolto e compreso, scambiandolo per una persona fuori di sé. Chiediamo a Dio un cuore semplice e puro per poter accogliere senza pregiudizi la sua verità. Preghiamo insieme dicendo: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Chiesa e i suoi pastori, aperta allo Spirito e sempre fedele alla parola di Cristo Salvatore, resti libera dalle suggestioni terrene per annunciare con forza il Vangelo della pace e della misericordia. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i governanti e gli amministratori, esercitano il loro servizio nella piena disponibilità a fare il bene delle persone loro affidate, disponendosi così ad accogliere e ad esercitare la volontà di Dio Padre per tutti i suoi figli. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per coloro che non conoscono Dio e per noi che già l'abbiamo incontrato e riconosciuto, la nostra fedele e gioiosa testimonianza diventi motivo di conversione per chi ancora non crede. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per noi qui riuniti, ammaestrati dalla parola e nutriti dal pane di vita, impariamo a riconoscere il Signore che si fa a noi vicino attraverso le vicende della vita e i fratelli che incontriamo. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per Bartolomeo e Matteo e tutti i nostri defunti che già nel battesimo hanno ricevuto la candida veste della grazia, siano ora ammessi alla festa nuziale del cielo. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Nel silenzio del cuore leviamo anche le nostre personali intenzioni e quelle di coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Padre Santo, questa è la preghiera che scaturisce dal cuore dei tuoi fedeli, fiduciosi nella promessa del tuo Figlio. Ti chiediamo di accoglierla, di purificarla e di esaudire ciò che ritiene sia bene per noi. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, alla luce gloria del nome, per il bene di tutta la sua famiglia. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore e nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa del tuo regno. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Amen.